Se vuoi vivere in modo sano, dovresti avere un contatto con la terra su cui vivi. Essere in contatto con la terra può completare il processo di salute totalmente. Allora c'è un modo per farlo? Sì, ci sono metodi specifici con cui possiamo farlo. Ti forniremo questa sostanza. In termini di salute e benessere ci saranno immensi benefici chiaramente visibili. La più intima delle fisicità nell'esistenza è il tuo corpo. E questo corpo è solo un pezzo di terra. Tu sei solo una piccola sporgenza di questa terra. In questo momento sei una sporgenza che saltella in giro e dopo qualche tempo diventerai un piccolo ammasso. Si possono credere molte cose fantasiose su se stessi, ma non è la realtà. In qualche modo, questa cosa fondamentale che siamo solo una piccola sporgenza del suolo sul quale sei seduto proprio adesso viene dimenticata, generalmente finché non siamo sepolti. Se vuoi vivere in modo sensato, devi avere un contatto con la terra su cui vivi. Oggi, poiché abbiamo perso questo contatto, in certi aspetti si disorganizza. Questa disorganizzazione può portare alla malattia e alla debolezza e alla fine alla destabilizzazione del sistema stesso. Rafforzare l'integrità degli elementi nel nostro sistema è molto importante. Quindi c'è un modo per farlo? Sì, ci sono metodi specifici con cui possiamo farlo. Ti forniremo questa sostanza, che viene chiamata Taiman, che significa madre terra. Questa è una miscela di 5 elementi diversi, quasi il 50% è suolo. C'è una certa quantità di farina di ceci verdi. C'è ciò che si chiama canfora organica e c'è un po' di polvere di sapone di noce e c'è un'altra erba in aggiunta. Puoi applicare la miscela. Se hai il tempo, il modo migliore per farlo è applicarla su tutto il corpo, fare la vostra pratica e poi fare la doccia senza sapone, perché questo agirà come sapone, perché ha sapone di noce in polvere e altri elementi. Lascerà un leggero aroma di canfora sul corpo. È molto curativo in diversi modi. Apre i pori della pelle. Se fai questo almeno per 2 o 3 ore, non applicare nessuna crema o olio o altro, perché il corpo deve respirare. Respirare non solo attraverso le tue narici. Ogni poro della pelle deve respirare. Più respira e più è connesso a tutto ciò che ti circonda. E il tuo corpo energetico si svilupperà bene se permetti al corpo di respirare. Devi capire questo. Se metti qualsiasi prodotto chimico aggressivo sul corpo, i pori si chiuderanno per resistenza naturale. Questo è ciò che avviene quando usi il sapone. Si chiude. Bene, se è necessario, se il tuo corpo è in una certa condizione e vuoi usare il sapone, va bene. Non è che devi essere così puritano. Ma in generale, sii consapevole che applicare qualcosa di appiccicoso o oleoso blocca i pori. Applicando qualsiasi tipo di prodotto chimico, naturalmente il corpo si irrigidisce e si chiude. Si riaprirà dopo un po' di tempo, ma si chiude in quel momento. Soprattutto se fai la doccia con acqua fredda, il corpo si dovrebbe aprire. Il corpo dovrebbe ricevere l'acqua. E se usi questo anche come sapone, ne applichi tanto quanto vuoi e puoi risciacquare con l'acqua. Vedrai la differenza che sente il corpo. Non di sua spontanea volontà, ma per il modo in cui si apre agli elementi. Ma se questo non è possibile per te, hai solo un certo periodo di tempo per la tua sadhana, allora i posti dove applicarlo sono le piante dei piedi, molto importante,
i tuoi palmi, intorno all'ombelico, anahata, dove la cassa toracica si unisce, la base della gola o la gola intera e la fronte. Giusto qui puoi applicarlo o puoi applicarlo dappertutto. O puoi ricoprirti il viso per intero se vuoi. Ma è tutta una questione di convenienza. Potresti essere al lavoro, potresti essere visto dalle persone, con il viso ricoperto di fango, potrebbe non essere pratico. Puoi tenerlo così, come si tiene il vibhuti. Puoi applicarlo giusto così. Fallo secondo la tua convenienza. Ma non si corre alcun rischio nell'applicarlo almeno una volta al mese o una volta a settimana o quando possibile, farlo sul corpo intero. Se dedichi almeno un giorno nel ciclo lunare, che è compreso tra Amavasya e Purnami, e uno tra Purnami e Amavasya, questo significa che ogni 14-15 giorni, se dedichi un giorno dove lo applichi dalla testa ai piedi, passi 2-3 ore per farlo, in termini di salute e benessere ci saranno immensi benefici chiaramente visibili. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body.